firmato il protocollo per il gemellaggio tra Martinsicuro e Las Palmas. Ad apporre la firma sotto il documento il sindaco Abramo Di Salvatore e il primo cittadino spagnolo, Geronimo Saavedra Acevedo. A far da cornice all'incontro ufficiale, la torre di Carlo V. Las Palmas, città di 446.000 abitanti delle isole Canarie, in passato ha ospitato numerosi marinai martinsicuresi che vi facevano scalo durante le rotte oceaniche. In tanti hanno scelto di restare laggiù, trovando l'amore o le condizioni ideali per cominciare una nuova vita. Alcuni mesi fa la delegazione martinsicurese è stata ospite a Las Palmas per la firma in territorio canario e in questi giorni l'arrivo in terra truentina del sindaco, del capo del cerimoniale della città di Gran Canaria, Geronimo Samuel Ramirez, e del console italiano alle isole Canarie, José Carlos de Blasio, per ratificare il gemellaggio anche nella città truentina. Alla cerimonia per la firma hanno presenziato, oltre ai rappresentanti dell'amministrazione comunale, anche l'assessore provinciale al turismo Ezio Vannucci, il consigliere regionale Emiliano Di Matteo, il viceprefetto di Teramo e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Tra le iniziative in programma anche la reciproca ospitalità tra studenti delle scuole alberghiere di Giulianova e quelli di uno stesso istituto di Las Palmas, ma anche la partecipazione del comune di Martinsicuro ad una fiera enogastronomica che si terrà a gennaio per la promozione nelle isole Canarie di prodotti tipici teramani ed abruzzesi.